L'uso della rete per l'apprendimento non è nuovo, risale a una trentina di anni fa. Gli articoli pubblicati dal 93 al 2002 li abbiamo raccolti in un testo che appunto si chiama e-learning. Questo testo è un testo superato? No, le tematiche trattate in questo testo sono tuttora attuali e indicano i modi più efficaci di usare la rete per l'apprendimento. Infatti, l'uso della rete per l'apprendimento, ha la sua massima efficacia quando viene usato per sviluppare quello che viene chiamato apprendimento cooperativo. Una comunità di studenti, di insegnanti, trova in questo strumento della rete, lo strumento con cui comunicare, organizzarsi, collaborare per conseguire un obiettivo comune, per svolgere un'impresa comune utilizzando un repertorio condiviso. Quindi la rete viene usata nell'e-learning in diversi modi, ma il modo più efficace è come strumento per collaborare. In questa raccolta compaiono molti contributi. Il mio primo contributo propone un modello di formazione in rete. Trentin, che è stato il ricercatore che per primo si è occupato di queste tematiche, direi in Italia è stato il primo che si è occupato dell'e-learning, mostra lo spettro di tutti i possibili usi della rete nella formazione a distanza. Poi c'è un altro mio contributo che cerca di chiarire che cos'è l'apprendimento cooperativo e che cosa sono le comunità di pratica, le comunità di apprendimento. Poi c'è ancora un articolo di Trentin che discute del rapporto tra la qualità, l'interattività e i costi della formazione a distanza. E poi c'è un altro mio contributo scritto insieme con Sarti e Bocconi, che descrive un po' come si valutano i processi di formazione in rete. Quindi questo è un testo che, seppure realizzato quasi 20 anni fa, conserva ancora tutta la sua attualità e mostra i modi più efficaci di usare la rete per l'apprendimento.